I rumori nella notte vi disturbano? Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta? Vi è capitato di vedere spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate ancora. Prendete la cornetta e chiamate i professionisti. Chiamate gli Acchiappafantasmi. Siamo pronti a credere in voi. Opportunità di franchising. Chiamateci. Oh! Russell, sei dalle parti dell'ala orientale? Sì. Alla nuova mostra su Gotham? Sì, perché? Qualcosa ti sta venendo incontro. Aspetta. Ho sentito qualcosa. Vado a dare un'occhiata. Vuoi sapere una cosa inquietante? Leggevo di quello Shandor, il tizio che ha donato la roba su Gotham. Era un fanatico dell'occulto. Sai, soprannaturale. Un tipo strano. Ah! Perché non ne parliamo in un altro momento? Qualunque altro momento. Oh, cripio. Lei non può stare qui. Ferma! Fantasmi? La sua infestazione è dovuta a un'apparizione, un poltergeist, un fantasma, una furia, un succube, un demone, uno spettro, un'anima in pena o... casa? Una... se vuole evocare un parente morto per chiedergli la combinazione della cassaforte dovrà rivolgersi a qualcun altro. Sì, beh, altrettanto a lei. Ehi, il nuovo cadetto! Benvenuto! Potrebbe essere un po' pericoloso. Il pericolo è il nostro mestiere. Cominceremo con una capacità del 50%. Dovrebbe ridurre al minimo ustioni o danni ai tessuti. Ehi, se devi bruciare dei tessuti, usa quelli del ragazzo. Non usare Ray. L'ipoteca è a suo nome. Penso che abbia ragione. Come hai detto che ti chiami? Niente nomi, Ray. Non voglio affezionarmi troppo. Sai com'è, non si sa mai. Ti ricordi cosa è successo al ragazzo di prima? Messa a punto completata. Sentirai un formicolio. Bene. Abbiamo preparato un rigoroso addestramento per insegnarti le principali funzioni del tuo equipaggiamento. Ci vuole un po' per padroneggiare le abilità richieste, ma ne vale decisamente la pena. Siamo stati noi? No, non credo. Ray? Sarà stato un impulso di energia PSA. Considerevole. Una convulsione necromantica incanalata e centralizzata di settimo livello o più. Sì, verifichiamo i parametri del campo elettromagnetico. Temo di conoscere già la risposta, ma ve lo chiederò comunque. Questa roba di settimo livello è una cosa brutta o molto brutta? Su una scala da 1 a 10 direi che... Fammi indovinare, è un 7. Diciamo che ci darà un bel da fare. E non nel senso buono del termine. È così, Ray? Attenti, Slimer è scappato di nuovo. No, aspetta, torna qui. Andiamo. Eccolo lì. Per qualche strano motivo è attratto dalla griglia di contenimento. Da quando hai aggiunto il visore all'unità ne è affascinato. Ok, piano ora, cadetto. Ti spiegherò ogni cosa. Usa il flusso protonico per attirare la sua attenzione. Stai disintegrando uno strumento di eccezionale sensibilità. Ops, ne hai fatto uscire uno.
È colpa mia. Oggi pomeriggio ho messo a punto la guarnizione interspaziale. La giusto mentre voi le riprendete. Questo funzionerà benissimo, visto che hai già indossato lo zaino. È il momento giusto per allenarsi. Con le giuste precauzioni, Slimer è innocuo. Ah, più o meno. Il suo amichetto, però... Ok, allora andiamo a prenderlo. Non temere per l'unità di contenimento. Quando usi il flusso protonico per la prima volta è facile entusiasmarsi. Eagle aggiusterà in un attimo. Prima che la situazione ci sfugga di mano, familiarizza con lo zaino protonico. Quando sarai là fuori, sarà il tuo migliore amico. Le informazioni che ti servono sono visualizzate sullo zaino. Da qui puoi controllare le tue condizioni fisiche. Se la sezione verde della barra è piena, hai energia per sopportare molti danni e rimanere in piedi. Questa barra indica la temperatura. Se arriva al massimo, fai raffreddare lo zaino per evitare che vada in corto e si spenga. In genere, la cattura di un fantasma è un'operazione lineare. Ci sono tre fasi: indebolimento, cattura e intrappolamento. Primo, bombarda il fantasma per esaurirne l'energia. Sei un ottimo tiratore! Vedi quello strato sul fantasma? Indica l'accumulo di energia psicocinetica. Man mano che disperdi l'energia, si affievolisce. Zaino quasi in zona rossa, raffreddalo! Abbiamo perso Slimer! Eccolo! Bah, io che pensavo che Slimer fosse disgustoso. Molto bene, hai capito tutto. Seconda fase, la cattura. Con questo controllo emetti manualmente un flusso di cattura o di trascinamento. Lo zaino rileva quando un fantasma è abbastanza debole e seleziona automaticamente il flusso di cattura. Va là dentro e lancia un flusso di cattura su quella poltiglia. Fantastico, ce l'hai fatta! Appena il fantasma è nel flusso di cattura, l'indicatore comincia pian piano a caricare. Per accelerare i tempi di caricamento dell'indicatore, trascina il fantasma catturato da una parte e dall'altra. Fai così, guarda il fantasma. Quando lo vedi scattare in una direzione, tira subito il flusso in direzione opposta. Provaci! Ottimo lavoro! Fantastico, ce l'hai fatta! Un fantasma ha ancora energia per dibattersi, è dura trascinarlo in trappola. Devi ammorbidirlo ancora. Dai, brutale! Abbiamo controllato il tuo potere. Terza fase, l'intrappolamento. Ci vuole qualcosa in cui rinchiudersi. Vedi il segnale luminoso proveniente dalla trappola chiusa che aiuta a trovarla se si mette male. Quando un fantasma intrappolabile si avvicina, la trappola si apre e proietta un cono di cattura. Chiede il flusso verso la trappola. E quando va da una parte, tu va dall'altra. E giù! Grande! Un fuggiasco recuperato. Ah, ricorda di recuperare la trappola. Li hai presi? Ah, siamo a metà lavoro. Slimer è scappato, ma il nostro cadetto ha messo nel sacco il primo. Un cliente davvero tosto. Ah, sta molto attento a non incrociare i flussi. Ricordati, mai incrociare i flussi. Tassativamente. E ti assicuro che fa parecchio male. Ehi, com'è che tutta la roba nuova finisce a pivello? È il nostro nuovo addetto all'equipaggiamento sperimentale. E ha pure una qualifica altisonante. Significa che deve portarsi in giro pericolosissime apparecchiature non collaudate che lo spedirebbero nel New Jersey se esplodessero. Ah, lui è il testone che porta in giro quei pericolosissimi prototipi che ci spedirebbero nel New Jersey se esplodessero. Grazie. Tieniti pure il titolo, ragazzo, te lo sei guadagnato. Ehi, fulmine di guerra, dobbiamo andare. Dove andiamo, Ray? Al Sedgwick Hotel. È lì che quell'aborto di tubero andrà. Giusto. Dove si è manifestato la prima volta? Beh, lì il buffet è ottimo. È proprio ottimo.
Non appena Winston torna dal teatro, digli che lo aspettiamo per cena al nostro tavolo al Sedgwick. Ehi tu, tocca a te, bello. Stanotte ti addestrerai sul campo. Cerca di non distruggere tutta quanta Manhattan. A quello pensiamo noi. Quel disgustoso bioccolo verde sta di nuovo facendo a pezzi il 12° piano. Esigo un rimborso immediato! Signore, se legge le clausole sulla nostra fattura... Fatture. Giusto, fatture. Vedrà che la garanzia sulle reinfestazioni è scaduta un po' di tempo fa. Doveva accettare l'estensione dell'assistenza.